discorso dell'emergenza climatica, c'è un altro progetto importante di cui mi piacerebbe parlare un secondo, che tu hai citato prima, che è il Chilometro Verde Parma. Questo è un progetto che nasce già 5 anni fa da un'idea di Franco Maria Ricci, portata avanti poi da Davide Bollati di Davines e da Parma Io Ci Sto. Oggi il Chilometro Verde Parma è un consorzio che, quindi è nato il consorzio, esiste, che ha lo scopo di attuare azioni di riforestazione urbana e non su tutta la provincia di Parma. Immaginiamo il consorzio come un punto di incontro per tutti coloro che desiderano prendersi cura del pianeta e della società piantando alberi. Quindi al consorzio possono aderire da un lato coloro che possiedono un terreno da imboschire, aziende e enti privati, dall'altro chi, non avendo però un terreno da imboschire, desiderano finanziare la piantagione. Oppure tutti coloro, associazioni, privati cittadini che desiderano contribuire anche attraverso azioni di volontariato alla piantagione. Oltre a favorire l'incontro tra questi interessi convergenti, il consorzio può anche fornire competenze tecniche per la progettazione dell'impianto, l'acquisto delle piantine dai vivai regionali, la redazione del manuale di gestione forestale e l'assistenza per la certificazione di gestione forestale sostenibile. Però vorrei dire, e concludo con questo, il chilometro verde rappresenta per noi soprattutto un simbolo per la nostra città e sperabilmente chissà anche per la nostra regione o per il nostro paese, soprattutto nell'era post-Covid. Il simbolo di un nuovo modo di vivere gli spazi aperti, di un nuovo modo di integrare la natura nella nostra socialità, di un nuovo modo di vivere le città ridando agli spazi verdi un ruolo preminente nel mantenere i nuovi equilibri della società. Grazie.